Nel 1914, all'inizio della Prima Guerra Mondiale, molti giovani trentini furono chiamati alle armi per combattere nel conflitto, essendo parte dell'impero austro-ungarico dell'epoca. Molti di loro, quindi, furono arruolati nel Regio Esercito e inviati a combattere su vari fronti. L'esperienza dei trentini durante la guerra fu difficile e piena di sacrifici. Molti di loro, infatti, furono coinvolti in scontri violenti e pericolosi su vari fronti, compresi il fronte italiano e ancor prima in Galizia a versante russo e altri teatri di guerra dell'impero austro-ungarico. Le condizioni sul fronte erano estremamente dure, con il freddo, la fame, le malattie e le ferite che facevano parte della realtà quotidiana dei soldati. Per molti trentini l'esperienza della guerra fu un'odissea segnata dalla sofferenza e dalla tragedia. Molti di loro non fecero mai ritorno a casa, cadendo sul campo di battaglia o perdendo la vita a causa delle ferite, delle malattie o delle condizioni avverse. Le famiglie dei soldati aspettavano ansiosamente notizie dai loro cari e molti vivevano nell'incertezza e nell'angoscia per il destino dei loro figli, padri, fratelli e mariti. L'impatto della Grande Guerra sulle comunità trentine fu profondo e duraturo, lasciando un segno indelebile nella memoria collettiva della regione. Ancora oggi sono conservati monumenti e cimiteri di guerra che commemorano il sacrificio dei soldati trentini durante la Prima Guerra Mondiale, testimoniando il loro coraggio e il loro impegno per la patria. Inoltre, la questione linguistica rappresentava sicuramente un ostacolo per molti trentini durante il servizio militare presso l'esercito austro-ungarico durante la Grande Guerra. Molti trentini infatti parlavano l'italiano come prima lingua o come seconda lingua, mentre l'esercito austro-ungarico utilizzava principalmente il tedesco come lingua ufficiale. Questa differenza linguistica poteva creare problemi di comunicazione e compressione per i soldati trentini, specialmente durante le operazioni militari e nelle situazioni di emergenza sul campo di battaglia. L'inefficienza nella comunicazione poteva quindi mettere a rischio la vita dei soldati e compromettere la coordinazione delle azioni militari. Inoltre, la differenza linguistica poteva anche influenzare la percezione dell'identità e dell'appartenenza nazionale dei soldati trentini. Molti di loro potevano sentirsi più legati culturalmente all'Italia che all'impero austro-ungarico. E la barriera linguistica poteva accentuare questo senso di estraneità e disagio nel servire un regime che non rispecchiava pienamente le loro aspirazioni nazionali. Nonostante queste sfide linguistiche, molti trentini si impegnarono coraggiosamente nel servizio militare e affrontarono le difficoltà della guerra con determinazione e spirito patriottico, dimostrando il loro impegno per la patria e la loro resilienza nelle circostanze più difficili. Inoltre, molti soldati dell'impero austro-ungarico, compreso molti trentini, furono catturati durante la Prima Guerra Mondiale e finirono prigionieri di guerra in vari luoghi, incluso il territorio della Siberia controllato dalla Russia. Le condizioni nei campi di prigionia durante la Grande Guerra erano spesso estremamente difficili, con scarsità di cibo, pessime condizioni igieniche e le malattie che facevano strage tra i prigionieri. In particolare, essere prigionieri in Siberia significava affrontare temperature estreme, condizioni climatiche avverse e una dura vita di prigionia lontano da casa. Purtroppo, molti soldati prigionieri, tra cui i trentini, non sopravvissero a queste condizioni disumane e morirono durante la prigionia sia a causa delle condizioni di vita precarie, che a causa delle malattie e delle privazioni.
Queste perdite umane aggiunsero ulteriore tragedia alla già devastante esperienza della guerra per le famiglie dei soldati coinvolti. L'esperienza dei prigionieri di guerra e quella dei trentini durante la Prima Guerra Mondiale è spesso trascurata nei racconti storici, ma è importante ricordare il loro sacrificio e la loro sofferenza, così come quello dei soldati che combatterono direttamente sul campo di battaglia. Se questo video ti è piaciuto, lascia un like, un commento, alla prossima, ciao!